Ciao a tutti! Nel video di oggi andiamo a realizzare un paio di orecchini che io non posso indossare perché non ho i buchi, ma vi lascio l'immagine appunto qua. Gli orecchini sono appunto questi e sono un pochino ispirati all'ultimo progetto Fai da te che ho realizzato insieme a Giada, che è una collana appunto in stile bohemien, e più o meno sulla stessa linea ho realizzato anche questi orecchini, che sono di un altro colore, ma eventualmente si possono anche abbinare alla collana. Come sempre, il tutorial è molto molto semplice, ma andiamo subito a vedere come realizzarli. Dunque, come prima cosa vado a prendere due pinzette ed un gancetto per gli orecchini e un anellino piccolo. E vado come prima cosa ad attaccare appunto l'anellino al gancetto dell'orecchino e poi anche al ciondolino di legno. Questo è un ciondolino di legno uguale a quello che abbiamo usato per la collana nell'ultimo video, solo che sono più piccoli e anche questi si trovano su vari negozi di hobbistica, dai cinesi e su AliExpress, su Amazon, insomma, li ho trovati un po' dappertutto e costano davvero pochissimo. E quindi appunto vado ad attaccare il gancetto dell'orecchino al ciondolo di legno. Poi vado a prendere delle perline piccole, una perlina più grande e un chiodino di ferro, quelli appunto che si utilizzano per realizzare i gioiellini. Con la punta piatta e vado per prima ad inserire la perlina più grande, che nel mio caso è bianca, e poi vado ad inserire quattro perline più piccoline e poi vado a realizzare l'occhiello. Se volete farlo meglio del mio, dovete andare a seguire il video tutorial di Giada e ve lo lascio giù nell'info box. Lei vi spiega benissimo come fare questi occhielli, ma io sono ciompa e non ci riesco lo stesso, quindi insomma seguite quel video che è meglio. Vado a stringerlo bene, il risultato finale sarà questo. Io ne ho già realizzati altri due con i toni caldi, come quello che ho appena fatto, e altri due con i toni freddi. E poi vado a prendere degli anellini, due anellini piccoli che vado ad unire insieme e alla quale vado ad aggiungere anche uno di questi pendenti qua. E poi vado ad aggiungere un altro anellino piccolo ed infine anche un altro anellino grande in modo da formare una sorta di catenella. E poi appunto con l'anellino più grande vado ad attaccarlo al ciondolino di legno al centro, esattamente nel punto opposto di dove ho attaccato il gancetto per l'orecchino. Vedete, questo sarà il punto più lungo. E per questo pendente appunto ho realizzato la catenella più lunga, mentre per tutti gli altri pendenti saranno tutti lunghi uguali ed ad ognuno di questi pendenti appunto, sia in quelli blu che in quelli arancio, sia in quelli coi toni caldi che in quelli coi toni freddi, vado ad aggiungere un solo anellino piccolo e un solo anellino grande che mi servirà appunto per attaccarli al ciondolino di legno e andrò a sistemarli appunto in questa posizione, come vedete, alternando appunto un tono caldo con un tono freddo. E anche per questi ovviamente vado a realizzare lo stesso procedimento che ho appena realizzato con il pendente centrale, solo che appunto, come vi mostravo prima, in questo caso non andrò ad aggiungere tre anellini piccoli ed uno grande, ma un solo anellino piccolo e più quello grande, appunto, che mi serve per attaccarlo al ciondolino di legno. E questi qua vado ad attaccarli nei punti in cui riesco del mio ciondolino di legno in modo che vengano, diciamo, in scala e alternati un tono caldo con un tono freddo, come sto mettendo adesso, e poi al centro c'è quello con il tono caldo che ho messo all'inizio, e poi nuovamente un altro, pendente con i toni freddi, e poi l'ultimo di nuovo con i toni caldi.
Ed ecco qua il risultato finale, questo è l'orecchino finito, eccolo qui. Ovviamente ne ho fatti due. Ed ecco qui anche gli orecchini sono pronti, sono realizzati, io spero che vi siano piaciuti, fatemi sapere se avete provato a realizzare la collana, se avevate già visto quel video, fatemi sapere se questi orecchini vi piacciono, ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, sul pulsantino nell'angolino oppure sotto appunto sul bottoncino iscriviti. Lasciatemi un mi piace per sostenermi e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!